Questo pomeriggio volevo soltanto leggere in Colossesi, che era già stato letto questa mattina. E poi all'improvviso è arrivato il fratello Rus e ha detto questo pomeriggio farai una continuazione. Sì, ho pensato tra me e me con Colossesi capitolo 1 dal versetto 9, non con l'argomento di questa mattina. Sono grato per questi fratelli che amano la parola del Signore e noi che possiamo essere di un unico spirito, a volte non sappiamo come apprezzare questo. Molte volte questo non esiste più oggi. Dove si trova ancora? Pertanto ringraziamo Dio anche per questo. Se deve essere così... Permettetemi di leggere alcuni passi della scrittura e lo faccio con l'obiettivo di prendere a cuore ciò che conta. Vale a dire la nostra preparazione. È la nostra preparazione che conta. Non si tratta di sapere quante sono le venute del Signore, per quale scopo in quale contesto, quando e dove. Se sapessimo tutto questo e non avessimo la certezza di essere pronti quando il Signore verrà, a cosa ci serve tutta questa conoscenza? Qui la predicazione deve essere indirizzata, come ha detto Paolo, affinché possiamo sussistere nel giorno di Gesù Cristo e comparire davanti al Signore con gioia. Anche se a volte seminiamo con lacrime, ma con gioia poi raccoglieremo in quel giorno. I versetti sono ben noti a tutti noi. Atti degli Apostoli, capitolo 1. Versetto 11, e ovunque si parli del Signore che ritornerà. Lasciate che vi legga alcuni passi dell'Apocalisse. L'ho già detto qui, forse l'ho già fatto in passato. Fino ad Apocalisse capitolo 22, che è l'ultimo capitolo, si parla della venuta del Signore. Anche se già nel capitolo 19 viene descritta la cena delle nozze, dal versetto 1 al versetto 10, e poi dal versetto 11 fino alla fine, la battaglia di Armageddon, la battaglia finale. E in Apocalisse capitolo 20, Satana viene legato e abbattuto. Poi inizia il regno millenario dal versetto 1 al versetto 6 poi nel versetto 7 dopo i mille anni satana viene sciolto e poi arriva la battaglia di gog e magog poi il campo santo viene circondato e la città santa e poi dal versetto 11 viene descritto il giudizio finale in apocalisse capitolo 20 poi alla fine dice che questa è la morte seconda, vale a dire lo stagno di fuoco. Se qualcuno non era scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Poi dice nel capitolo 21, versetto 1, poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Perché il primo cielo e la prima terra erano passati. E il mare non era più. Poi possiamo continuare a leggere. Nel versetto 2 dice: E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso Dio. E poi dice: Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini: Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli. E Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. E non ci sarà più la morte e così via. Poi nel capitolo 22 leggiamo di nuovo delle cose che devono ancora accadere prima che ci sia un nuovo cielo e una nuova terra. Ed è così difficile per le persone che non hanno la chiave di questa parola profetica collocarla e sapere dove appartiene. In Apocalisse capitolo 22, dal versetto 1, si parla di un fiume di vita, limpido come il cristallo, che scorre dal trono di Dio e dall'agnello. Su entrambi i lati del fiume ci sono alberi della vita e così via. Poi nel versetto 5 dice che lì non ci sarà più la notte e non ci sarà bisogno della luce, della lampada o del sole, perché il Signore Dio risplenderà su di loro e regneranno come re per tutta l'eternità. Prima, se l'avete notato, in Apocalisse capitolo 20 non dice per tutta l'eternità, ma per mille anni. Avete prestato attenzione? Mille anni. Ve lo leggo. Apocalisse capitolo 20, versetto 5. Gli altri morti non tornarono in vita prima che fossero trascorsi i mille anni. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdote di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille anni. Qui non si tratta più di mille anni, ma di regnare con lui come re per tutta l'eternità. Apocalisse capitolo 22, versetto 5. Ma non ci occupiamo di questo oggi dottrinalmente, ma oggi ci occupiamo del concetto della venuta del Signore. Apocalisse capitolo 22, versetto 7, qui dice, ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Sì. Quante volte è venuto nel frattempo? Apocalisse capitolo 10, Apocalisse capitolo 14, lui viene mostrato sul monte Sion con i 144.000. Quante volte viene mostrato qui in mezzo? Lasciate che ve lo legga in Apocalisse capitolo 16, capitolo 16, versetto 15. Ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia e serba le sue vesti, perché non cammini nudo e non si vedano le sue vergogne. E non si le sue vergogne. Se poi si continua a leggere, si noterà subito che nel versetto successivo c'è scritta la parola in ebraico Armageddon. Vediamo i collegamenti più diversi e lo stesso concetto della venuta del Signore. Prendiamo la Chiesa. Poi ci sono tre venute principali per quanto riguarda la Chiesa. Il fratello Branham le ha sottolineate in un sermone in modo particolare. Lui ha detto che il Signore è venuto la prima volta per redimere la sua Chiesa. Lui viene la seconda volta per portare la sua Chiesa redenta a casa alla cena delle nozze. Poi viene la terza volta con la Chiesa Redenta, dopo la cena delle nozze, per regnare qui sulla terra per mille anni. Queste sono tre venute che riguardano principalmente la Chiesa del Nuovo Testamento. Ma quando poi leggiamo in mezzo a tutto ciò che viene e arriverà, allora vedremo quanto sia necessario che le cose non siano solo dette, ma che siano collocate biblicamente. Oggi non faremo tutto questo, non vi preoccupate, perché qualcuno potrebbe pensare che se iniziassimo con questo, saremmo ancora qui stasera, saremmo ancora qui domani mattina se volessimo definire tutto questo in modo sufficiente. Ma guardate con me nel Vangelo di Matteo, Vangelo di Matteo, capitolo 24, Matteo capitolo 24, qui sta scritto dal versetto 1. Mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro, le vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità. Non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata. In primo luogo si tratta di una cosa qui, cioè il Tempio. Ma ora viene la domanda nel versetto 3. E mentre egli era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo, dici, quando avverranno queste cose? Questa era la domanda numero uno, vale a dire il Tempio, che non sarebbe lasciata qui pietra sopra pietra. Domanda numero uno. Poi, e quale sarà il segno della tua venuta? E della fine dell'età presente? Tre domande, e anche a queste tre domande è stata data la risposta. Sappiamo che il tempio è stato distrutto nel 70 d.C., e ora si tratta solo di chiedere: quale sarà il segno della tua venuta? Quindi. Si tratta della venuta e del segno che precede la venuta. Qual è il segno identificativo del ritorno o prima del ritorno di Gesù Cristo? Questa è la grande domanda. E poi arrivano le ammonizioni che il Signore ha dato. Prima ha detto che ci saranno guerre e rumori di guerre. Leggo in Matteo capitolo 24, versetto 7, perché si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Ma tutto questo non sarà che principio di dolori. E l'ho già detto in alcune conferenze. Qui i tempi della fine sono introdotti con guerre, rumori di guerre, terremoti, carestie, tempi costosi. Sono i dolori di parto che arrivano sulla terra. Dolori di parto. La parola doglie di parto è scritta qui. Quando iniziano i dolori di parto? Quando deve nascere qualcosa? Sì, iniziano le doglie. E qui si parla di dolore di parto. Ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori. Il dolore del travaglio inizia, le contrazioni iniziano, ma non è la fine. Quanto possiamo essere grati che Paolo, come profeta, con una previsione divina, unto dallo Spirito Santo, Guarda alla fine degli ultimi giorni, non solo all'inizio ma alla fine. Cristo, il nostro Signore, ha descritto l'inizio del tempo della fine dicendo che si solleverà nazione contro nazione, carestie e tempi costosi, terremoti e così via. Ma il punto per noi è qual è il segno della sua venuta o del suo ritorno? Mi piace il modo in cui Paolo lo dice. Non potrebbe essere detto in modo più accurato. È scritto, come tutti sappiamo, nella prima epistola ai Tessalonicesi capitolo 5. Prima epistola ai Tessalonicesi capitolo 5. Qui dice, ora quanto ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza? Allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta. Sentite di nuovo la parola, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Il nostro Signore ha detto: questo è l'inizio dei dolori. E Paolo non scrive più di guerre e rumori di guerre e di tutte le cose che sarebbero state e che sono già state. Lui scrive, quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ditemi, siete davvero grati? Che Dio ci abbia mostrato anche questi collegamenti? Di guerre e rumori di guerre tutti possono parlarne. E ascoltate ciò che è scritto qui nel versetto 4, in primo Tessalonicesi capitolo 5, versetto 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro? Poiché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno, noi non siamo della notte né delle tenebre. Perché non siamo nelle tenebre? Il nostro Signore ha detto, Chi mi segue non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E Pietro ha detto, Abbiamo pure la parola profetica più ferma, alla quale fate bene a prestare attenzione come una lampada splendente in luogo scuro. Che cos'è stato? Dio ci ha illuminato con la parola profetica e questa risplende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno compresa. Non l'hanno compresa fino ad oggi e non la comprenderanno. Ma chi viene al Signore e lo segue, non solo dice credo in Lui, ma lo segue, camminando con Lui fino alla fine, di chiarezza in chiarezza. Seguire significa che come Lui va avanti, così anche noi dobbiamo andare avanti. Quante persone si sono fermate e si sono riposate? E penso a quest'uomo ai tempi di Elia quando disse al suo amico rimani qui lui non ascoltò affatto non lo considerava voleva andare con lui fino alla fine quando gli disse resta qui a Betel o resta qui resta lì era fuori questione lui disse come Dio vive, non resterò qui. E un profeta gli disse, resta qui. E lui disse al profeta, non resterò qui, verrò con te. Cosa c'era nel suo cuore? Non gli fu soltanto messo un mantello. Non era solo un mantello esterno che indossava, era la rivelazione di Dio nel suo cuore. Era toccato nell'interiore. Non poteva riposare affatto, doveva andare con Dio, con il suo profeta, con ciò che Dio stava facendo in quel tempo. E lo stesso vale per tutti noi. Ci avrebbero potuto dire di fermarci qui o di fermarci là, questo non funziona affatto. Quando il Signore si alza, noi andiamo con Lui. Ma questo è ciò che voglio dirvi. Tutti gli altri discepoli dei profeti rimasero dove erano. Avrebbero potuto chiedere loro: venite con noi, sarebbero rimasti dove erano. Anche loro ebbero la rivelazione. Gli dissero: Non sai che il Signore porterà via il tuo Signore? E lui rispose: Sì, lo so, stai tranquillo, lo so. Ma loro rimasero dove erano. Ma lui non rimase dove erano loro, non lo fece, non lo fece. Lui andò avanti. Amen. Alleluia. Gloria al nostro Dio. È così per noi. Alcuni vogliono che restiamo qui, vogliono che restiamo là. No, non è quello che siamo destinati a fare. Andiamo con il Signore fino alla fine. Anche adesso ci sono molti che sanno del rapimento. Dicono: sì, eccolo qui. No, noi andiamo avanti con il Signore perché siamo stati presi da lui. Ritorniamo in fretta in Matteo capitolo 24 e poi anche nel capitolo 25. In Matteo capitolo 24 e capitolo 25 leggiamo alcune volte della venuta del Signore e ogni volta in un contesto diverso. Voglio solo leggere molto rapidamente il capitolo 24. Versetto 27. Matteo capitolo 24, versetto 27. Perché come il lampo esce da l'evante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Come il lampo sorge e brilla, così sarà con la venuta del figlio dell'uomo. Dopodiché ci sarà una tribolazione come non c'è mai stata sulla terra, come dice il versetto 29. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore. Le stelle cadranno dal cielo. E le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo. E allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria, due venute. Due venute totalmente diverse. Una che viene come un lampo per portare via i suoi e poi il sole si oscura e la luna diventa sangue. E che cos'è? Questo è già il sesto suggello, già l'inizio del giorno del Signore, dove le potenze sono scosse e così via. E poi quando il segno del figlio dell'uomo apparirà nel cielo, allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio, ma terribilmente. Quando il Signore verrà come sposo per portare a casa i Suoi, allora le persone si rallegreranno perché se ne sono andate. Allora nessuno farà cordoglio, forse qualcuno piangerà per noi, almeno spero che valessimo così tanto per loro, ma non ci sarà alcun pianto sulla terra. Quando ci sarà ve lo leggo. Apocalisse capitolo 1, nel versetto 8, è scritto ed è un passo parallelo al profeta Zaccaria. Apocalisse capitolo 1, versetti 7 e 8. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Questa non è la venuta del rapimento, lo sappiamo tutti. Non abbiamo bisogno di un insegnamento speciale per questo. Quella è una venuta molto diversa. Quando lui viene lì, viene come scritto, io sono l'alfa e l'omega, dice il Signore Dio, che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Allora ogni ginocchio tremerà, ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Quello sarà anche un giorno in cui gioirò in modo particolare, quando tutto il mondo vedrà il nostro Redentore che hanno disprezzato così tanto e notate ora e vedete ora è stato scritto sui giornali non ho avuto il tempo di leggerlo, l'ho solo sentito dire, come la nascita virginale del nostro Signore sia stata toccata in questo modo e come vogliono privarlo della sua concezione divina e classificarlo umanamente. Oh, questo fa male, fa molto male, è doloroso. Ma quando arriverà il giorno in cui il nostro Signore riceverà la gloria che gli spetta, allora tutti grideremo e gioiremo, tutti gioiremo con lui. Lui che è stato disprezzato dagli uomini, evitato, sballottato da una parte e dall'altra, i costruttori del nostro tempo, i costruttori religiosi lo gettano dove vogliono e alla fine lui non si adatta in nessun posto e non c'è nemmeno posto per lui. Maria lo tiene da qualche parte come un bambino tra le sue braccia e loro lo mettono dove vogliono. Ma arriverà il giorno in cui metterà le cose al loro posto. È il giorno di cui stiamo leggendo ora. Guardate, quando lui viene per portare a casa l'amata sposa, viene come sposo e lo incontriamo nell'aria e poi veniamo portati con lui nelle dimore come abbiamo visto questa mattina per stare con il Signore per sempre Ma quando verrà e farà pulizia Allora verrà e come scritto in Matteo capitolo 24 versetto 30 Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. E allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Potete leggere tutti. Zaccaria capitolo 12 versetto 10. Guarderanno a me che hanno trafitto e faranno cordoglio come per un figlio unigenito. Un'altra venuta, Matteo capitolo 25 dal versetto 1, nota a tutti noi, quando poi il regno dei cieli assomiglia a dieci vergini che si avviano con le loro lampade in mano per raggiungere lo sposo. Conosciamo tutti questa parola e poi dice in modo così bello, quelle che erano pronte entrarono con lui alla cena delle nozze e la porta fu chiusa. Quindi si tratta della cena delle nozze. Quando si parla della cena delle nozze, si parla della sposa e dello sposo. Anche se qui viene usato il termine vergini, ciò significa intatte, non contaminate, sante. Sante per il Signore. E una chiesa del genere, lui avrà alla fine, non toccata da nessun uomo. Come Maria poteva dire, non conosco uomo. Così la Chiesa sposa potrà dire, non conosco uomo. Ne conosco solo uno. Ed è colui che mi ha adombrato con il suo Santo Spirito. Alleluia, lode a Dio. E perché? Perché abbiamo ascoltato la parola dell'ora, la parola della promessa divina. Nelle ultime settimane ho ascoltato un uomo a Londra che continuava a dire di sé, sono il profeta di Dio e il profeta di Dio di quest'ora. E così ha dato alcuni termini a se stesso. Il mio cuore ha sofferto nel sentire tutto questo. Un uomo di Dio di quest'ora deve avere la parola di Dio di quest'ora, altrimenti non è affatto un uomo di Dio. Dove un uomo di Dio senza che Dio parli e operi attraverso di lui? Ci sono molti che affermano di essere uomini di Dio, ma non sanno nemmeno chi sia Dio. Non lo sanno. Lui ha detto alla gente di rendere grazie a tutti e tre, prima al padre, poi al figlio e poi in modo potente allo Spirito Santo. E poi questo è un uomo di Dio dell'ora. No, non è così. Non è così. Il nostro Dio è il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Lui rimane lo stesso per l'eternità. Può rivelarsi come vuole ma rimane eternamente lo stesso. Non c'è nessun altro oltre a lui. Quando poi pensiamo al nostro amato fratello Branham, che ha dovuto sopportare tutto il vituperio di Cristo e tutti gli altri si sono lasciati celebrare, ma un giorno arriva la grande svolta. Poi arriva la grande svolta. Coloro che hanno sopportato il vituperio, allora regneranno con il Signore. E coloro che si sono lasciati celebrare qui piangeranno e si lamenteranno. E diranno, perché non l'abbiamo fatto? Sì, perché non l'abbiamo fatto? Tutti ne hanno l'opportunità. Quindi qui in Matteo capitolo 25 si parla di, leggerò il versetto 10. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze. Amen. Amen. Questa è la sua venuta per la cena delle nozze. Vedete quante diverse venute ci sono? Vi leggo ancora un'altra venuta. È terribile che io legga troppo spesso diverse Bibbie e non sappia se si trova sul lato destro o sinistro, ma lo trovo sempre. Non preoccupatevi. Matteo capitolo 25 versetti 31 e 32. Quando il Figlio dell'uomo sarà venuto nella sua gloria con tutti gli angeli, allora sederà sul trono della sua gloria. E tutte le genti saranno riunite davanti a lui. Di nuovo un'altra venuta. Questa non è una venuta come sposo. Poi verrà e siederà sul trono della sua gloria e tutti gli angeli con lui e poi giudicherà tra le nazioni. Vedete, possiamo continuare con le diverse venute del Signore che ci vengono riportate nelle scritture. Ogni cosa ha suo tempo nel giusto contesto. Il fratello Branham ha detto che quando la sposa celebrerà la cena delle nozze, allora il Signore si affretterà a scendere. Lui usa la parola che non mi piace molto, scivolerà, scivolerà giù e si rivelerà ai suoi fratelli, i 144.000. Ci sono tante cose diverse, come vedete, nella parola di Dio. Ne scriveremo. Beato l'uomo che trova il suo posto nella Chiesa del Dio vivente, che viene inserito nel corpo del Signore. Persone che possono sottomettersi a Dio e alla sua parola. Alla fine ci sarà un ordine divino. Non significa che io devo sottomettermi a voi e voi a me. Ma significa che tutti noi dobbiamo stare di fronte a Dio, sottometterci alla sua parola, con tutta la riverenza e il rispetto, in modo che Lui possa raggiungere l'obiettivo con noi e con ciò che vuole realizzare. E noi crediamo che ci riuscirà. Dopotutto, Lui è... Dio, lui governa su tutto, nulla può resistergli. Lui dice, il mio consiglio si realizzerà. Ciò che ho deciso di fare lo porterò a termine. Questo è ciò che lui ha detto attraverso il profeta Isaia e così sarà. Abbiamo letto Apocalisse capitolo 10. Conosciamo tutti, primo Tessalonicesi capitolo 4 dal versetto 13, conosciamo anche Primo Corinzi capitolo 15, in relazione alla venuta del Signore per portare a casa i Suoi, come già menzionato oggi. Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 15, qui sta scritto nel versetto 43. E seminato ignobile e risuscita glorioso. E seminato debole e risuscita potente. E seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Tutti voi potete leggere qui. Ne abbiamo parlato abbastanza spesso. Ora il versetto 53. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Questo non è più un insegnamento. Allora sarà una realtà. Allora sarà accaduto. E sta scritto nel versetto 54 in primo Corinzi capitolo 15. Quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta. La morte è stata sommersa nella vittoria. Allora nessuno sarà più sepolto, ve lo prometto. Allora non andremo più al cimitero. Allora coloro che erano al cimitero... Amen. Lode e ringraziamenti. Allora non saranno più seppelliti, ma usciranno, perché così è scritto, allora si realizzerà la parola che è scritta. C'era un uomo, di cui non faremo il nome, ma che scrisse dopo la scomparsa del fratello Branham, tra l'altro un uomo molto amato, un ottimo insegnante della Bibbia. Che scrisse molti articoli sul fratello Branham con amore e con il massimo rispetto. E poi, all'improvviso, scrisse un articolo in cui gli veniva rivelato qualcosa che gli apostoli e i profeti non conoscevano. E anche al fratello Branham è rimasto nascosto: ossia che ora è arrivato il tempo in cui i credenti non hanno più bisogno di morire. E non ci saranno più funerali. E quando venne il momento, ci vollero solo pochi anni, e poi quest'uomo fu sepolto. Poi quest'uomo fu sepolto, ebbe una rivelazione che tutti i profeti non avevano avuto, e tutti gli apostoli non avevano avuto, e che il fratello Branam non aveva avuto poi è stato sepolto insieme a quella rivelazione. No. Ciò di cui abbiamo bisogno è la chiarezza divina in tutte le cose. Ogni cosa ha suo tempo. Non prendere nulla con la bocca più piena di quanto meriti e lasciare che Dio operi nel contesto a cui appartiene. Quando ciò accade, la parola si compie. Oh, mi piace così. Quando è scritto si adempirà. Questa parola adempiuta, questo tocca il mio cuore. Dio vigila sulla Sua parola affinché nessuna scrittura venga infranta. Tutte le scritture devono essere adempiute dalla A alla Z. Ogni parola di Dio si realizzerà come la santa bocca del Signore l'ha pronunciata. Allora la gente potrebbe dire: sì, come risorgeranno i morti, in quale corpo appariranno? Allora l'amato Apostolo Paolo ha tirato fuori la parola stolto. Lui dice, tu stolto. Perché? Sì, era destino che accadesse. Tu stolto. Potete leggerlo. No, non abbiamo bisogno di fare queste domande. Dio parla ed è lì. Quando lui dice, tutti coloro che appartengono a me, per favore, escano ora. Allora sono tutti lì. Sì, allora non manca nessuno. Allora non manca nessuno. E poi qualcuno potrebbe dire, sì, nel mare o in mezzo ai leoni. Non è questa la domanda. La parola parlata del Signore troverà tutti i sedici elementi e li riunirà. E tutti gli uomini e le donne sono lì completi. E in quel giorno non mancherà nulla. E allora si compirà. La morte è stata inghiottita. Al momento la morte è ancora tra l'umanità. Vorrei dirvi qualcosa per consolare noi che stiamo invecchiando e che ogni tanto sentiamo che stiamo invecchiando. Anch'io sto sorridendo un po' adesso, ma ci sono due tipi di credenti anche a questo proposito. Alcuni affrontano un po' meglio il loro destino, altri non altrettanto bene. Ho conosciuto una persona che si è lamentata per tutta la vita. E non stava così male come si lamentava, ma era la sua abitudine, si lamentava per abitudine, giorno dopo giorno. Se qualcuno gli chiedeva come stava, sì, non stava bene. Era sempre così, era un'abitudine, stava andando abbastanza bene. Eravamo grati a Dio per questo, ma quello che voglio dire è questo. Ci sono credenti che si lamentano? quando le cose peggiorano fisicamente in questo modo. Nei giorni scorsi mi è venuto in mente un pensiero prezioso. Dopotutto noi crediamo nella trasformazione e vorrei dirlo a tutti noi che sentiamo di diventare anziani. Prendete in considerazione il pensiero che sarete giovani fra breve, sarete giovani. Senza alcuna lamentela sarete giovani. Non lamentatevi della vostra età. Ringraziate per il fatto che sarete giovani a breve e sarete in grado di affrontare e sopportare meglio la vostra età con la gioia che è nel vostro cuore. Sì, presto saremo giovani. L'ho letto da qualche parte nella Bibbia. Ma ai nostri fratelli e le sorelle che non hanno ancora sentito un funerale, leggo questo affinché sappiano che nella Bibbia è scritto che Dio ci trasferirà di nuovo nella nostra giovinezza. Lo ripeto ancora una volta. Tutti coloro che mi hanno già ascoltato a un servizio funebre lo sanno. Poi lo leggo. È scritto in Giobbe capitolo 33. Giobbe capitolo 33, uno dei capitoli più belli dei 42 capitoli di Giobbe. Ecco cosa c'è scritto. Lo leggo dal versetto per il contesto. Anzi, bisogna leggerlo dal versetto 23 perché il contesto lo richiede. Giobbe capitolo 33. Dal versetto 23. Ma se presso di lui c'è un angelo, un interprete, uno solo fra i mille, che mostri all'uomo il suo dovere, e Dio ha pietà di lui, e dice, risparmialo, che non scenda nella fossa. Ho trovato il suo riscatto. Allora la sua carne diventa più fresca di quella di un bimbo. Egli torna ai giorni della sua gioventù. Amen. Lode al nostro Dio. Giobbe sapeva che il suo Redentore vive, lo sappiamo anche noi, e gli è stato rivelato che i Redenti ritorneranno alla loro giovinezza. Lode e ringraziamenti siano al nostro Signore. Spero che nessuno ne dubiti, perché accadrà comunque, ma non per quelli che dubitano. È quindi necessario che crediamo, credere come dice la scrittura. Era uno tra mille, sì. Il più bello tra mille è lui, lui, il giglio della valle, lui, la stella lucente del mattino. Lui ha trovato un'espiazione e ha detto liberatelo, perché io l'ho riscattato. Allora la sua carne diventa più fresca di quella di un bimbo e gli torna ai giorni della sua gioventù implora Dio e Dio gli è propizio, gli dà di contemplare il suo volto con giubilo e lo considera di nuovo come giusto. Amen. Non ho letto da una rivista, ma dalla santa parola di Dio. Si è ringraziato il nostro Signore. Il Dio vivente rende all'uomo che ha accettato l'espiazione la giustizia di Dio. Possiamo crederlo, possiamo sperimentarlo. E nel versetto 27 sta scritto di una tale persona, egli va cantando fra la gente e dice, avevo peccato, pervertito la giustizia e non sono stato punito come meritavo. E Dio ha riscattato la mia anima affinché non scendesse nella fossa, e la mia vita si schiude alla luce. Abbiamo già parlato della luce. Non siamo nelle tenebre, ma abbiamo visto la luce. È diventata luce nel tempo della sera. Ringraziamo anche oggi il nostro Dio con tutto il cuore. Non so se comprendiamo come ci sta accadendo e cosa ci sta accadendo. Chiamati tra migliaia, tra milioni, scelti per essere riuniti in questi giorni, davanti al volto di Dio e per ascoltare la sua parola che nessuno sia dispiaciuto di fare un lungo viaggio per ascoltare la parola. L'immagine si trasformerà. Si pentiranno coloro che abitavano vicino e non sono venuti. Un giorno avranno molto di cui pentirsi. Voi che siete venuti, venuti in tutte le circostanze per ascoltare la parola, non avrete nulla da rimpiangere, gioirete, ma coloro che avrebbero potuto venire e non l'hanno fatto avranno molti rimpianti. Che il Dio vivente continui ad essere benevolo con tutti noi, a mantenerci umili davanti al suo volto, sì, a mantenerci nella sua grazia, nella sua parola nel suo amore e sia con tutti noi. Amen. Ringraziamo insieme, adoriamo veramente. Se alcuni ringraziano ad alta voce, ci uniamo tutti nella preghiera. Alleluia. Alleluia. Oh, ti ringraziamo. Fedele Signore, che ci parli in questo modo. Non in parabole, ma faccia a faccia, in totale chiarezza e verità. Tu parli al tuo popolo come mai prima d'ora. Alleluia, lode e gloria al tuo glorioso nome. Oh Altissimo, oh mio Dio, alleluia, alleluia. Tu sei re. Sacerdote e profeta, alleluia, avvocato, mediatore, redentore. Tutto sei tu, oh Signore. Dio fedele. Dio fedele, tocca tutti i cuori, tocca tutte le labbra, Signore. Fai sgorgare la gratitudine, la gratitudine verso di te e perciò. Che hai fatto, alleluia! Grazie a te per la rivelazione della Tua parola, grazie a te per l'invio del tuo serve profeta. Grazie a te per il messaggio del tempo della fine, grazie a te per la luce e la chiarezza. Grazie a te per tutto, Signore, per la redenzione attraverso il sangue, per la parola e per lo spirito. Alleluia! Alleluia! Oh mio Dio, accendi una gratitudine, una gratitudine ardente, fedele Signore, un'adorazione nello Spirito. Alleluia! Lode a te, il Dio vivente. Rivelati in modo vivente, in modo tangibile, Signore. Alleluia Alleluia Oh tutto il popolo lodate il Signore Alleluia Tutto il popolo dite amen Sia lode a Dio Gloria al Signore perché lui ha fatto cose meravigliose Alleluia Alleluia Fedele Signore, tutta la terra sarà ripiena della tua gloria. La tua vera testimonianza sarà portata fino all'estremità della terra e tutti i popoli vedranno la gloria di Dio. Fedele Signore, preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che sono nel bisogno, che giacciono malati che sono sfiduciati Dio fedele si vicina a loro nella loro afflizione Signore aiutali tirali fuori aiutali Dio fedele salva i perduti libera coloro che sono legati guarisci i malati conferma la tua parola glorifica il tuo nome e battezza con lo spirito e col fuoco alleluia al tuo meraviglioso nome vieni con l'unzione sul tuo popolo oh ti rendiamo grazie e ti lodiamo inizia il tuo corteo trionfale alleluia con tutta la tua forza come nei giorni di Gedeone nei giorni di Giosuè, oh Signore, che tu possa sfondare la parete come le acque rompono una diga e che tu possa dare una svolta potente per grazia, una svolta di Dio, alleluia, che tu possa dare tempi di refrigerio, oh Dio fedele. Grazie tante siano rese a te. Alleluia. 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 Lode al nostro Dio. Lode al nostro Dio. Amen.